sono la duplice veste di clown e di persona con diversità. Ho una patologia genetica e sono qua appunto per rappresentare il mondo della disabilità. Abbiamo fatto un flash mob per i nostri diritti che ancora nel 2019 purtroppo non sono tanto integrati, ancora non siamo purtroppo tanto integrati. Ci mettiamo sempre in prima fila quando si tratta di disabilità e peraltro, e cerchiamo di essere sempre presenti. Io sono qui presente a questa manifestazione per combattere tutti i pregiudizi che la gente ogni giorno ci sottopone a vivere, perché la gente deve imparare ad abbattere non solo le barriere architettoniche, quelle ci pensano i politici, ma la gente anzitutto deve abbattere il pregiudizio mentale, le barriere mentali, perché noi, essendo disabili, è vero che non muoviamo le gambe, ma noi corriamo col cervello più veloce della luce. Quindi la gente che ci guarda come se fossimo extraterrestri non ci aiuta per niente a vivere quotidianamente bene. Quindi la gente deve imparare ad avere più rispetto di noi, perché noi siamo esseri umani, tali e quali e normodotati. Non abbiamo nulla di diverso. Bisogna combattere giorno per giorno e non bisogna essere estranei, anche se un giovane come me e come lei dobbiamo soffermare, parlare e scambiare opinione. E quello che ci offre la persona è il cambio che posso dare il meglio. Dice bene Giusy quando racconta l'esperienza di chi corre più veloce della luce, perché questo è il ritmo del cuore, questo è il ritmo delle emozioni. Ormai è un'amicizia che ci lega da tanti anni. E certo, devo venirla però a trovare al campo di hockey per vederla correre più veloce per vederla correre più veloce della luce. Io sono pericolosa, bene Mi dice che è pericolosa e quindi insomma dovrò stare attento.